D'accordo, faccio una piccola parentesi relativa alla scuola, che è il vero tema forte per quanto riguarda settembre e che si porta dietro appunto quello che dicevamo prima, il tema del trasporto locale, il tema del trasporto regionale. Oggi sul Corriere della Sera c'è una bella paginata, una bella sintesi di Valentina Santarpia sul orari, mensi, psicologo, tutte le regole per la riapertura. Resta solamente insomma, il tema relativo ai banchi, ai famosi banchi con le rotelle. Sì, beh, secondo me di temi ne restano ancora tanti. Questo dei banchi è particolarmente attuale perché la gara si è conclusa qualche giorno fa, ora entro il 12 di questo mese dovrebbe essere aggiudicata, quindi cercheremo di capire esattamente quali saranno le tempistiche, anche perché so per certo che ci sono tantissime, ma tantissime scuole che sono in attesa dei banchi, cioè hanno messo già le sedie a distanza di 1 metro ma non hanno i banchi, quindi non dovessero arrivare in tempo sarebbe un problema gigantesco. Rimane sempre il problema degli organici, il problema degli organici tempestivi, perché sicuramente quest'anno gli organici ce ne saranno in più. Molti a tempo determinato, ma devono arrivare in Insomma, catena ieri prima possibile. l'amministrazione ha dato anche quest'altra notizia di un'assunzione di altri 84.000 professori, insomma, docenti. Sì, gli 84.000 professori a tempo determinato, i cosiddetti licenziabili, poi ci sono da ieri 50.000 organici in più che dovranno comunque essere arruolati. Queste cose richiedono dei tempi. Io mi auguro che tutto venga fatto nella maniera più efficiente possibile per fare in modo che davvero i disguidi e i problemi siano estremamente, estremamente limitati, perché altrimenti noi a settembre avremo molto, ma molto caos. Mi dispiace questo. Lo voglio sottolineare che non si sia riusciti a votare in un altro posto, perché votare sempre nelle scuole significa comunque a settembre creare dei disguidi, un problema comunque anche di carattere gestionale per tantissime migliaia di scuole, tantissime migliaia di presidi e gruppi di amministrazione scolastica. Questo mi